Ciao ragazze e ciao ragazzi, rieccovi con un nuovo video. Oggi voglio parlarvi dell'inizio del mio secondo anno universitario. Come tutti saprete, soprattutto chi mi segue, questo canale è il mio diario di bordo diciamo, del periodo universitario. Mi scuso innanzitutto per la faccia orrenda, mi rendo conto, mi dispiace per chi mi sta guardando, però ragazzi ho appena finito una lezione e quindi sto un po' così, un po' rintronita, anche perché stavo anche finendo di studiare un'altra materia, quindi sono un po' così. Ho preso questo momento di pausa proprio per aggiornarvi di come sta andando. Allora, le lezioni sono iniziate il 12 settembre e in modalità mista, sia online che in presenza. Sono andata soltanto il primo giorno in presenza, mi sono trovata malissimo e quindi questa settimana almeno li credo di seguirle online. Io nel frattempo sto controllando il tempo che ho per registrare il video perché mi è finita la memoria. E allora, le lezioni stanno andando tutto bene. L'unico grande problema, almeno per me, sono tutte le nuove materie che si basano innanzitutto su, diciamo, articoli di legge, di organizzazione dei servizi sociali, quindi tutte cose abbastanza tecniche. Però tutto sommato comunque mi sto appassionando anche a queste nuove materie. Nel contempo non riesco a caricarvi video spesso come ho fatto nel periodo estivo perché sono piena di cose da fare, sto cercando anche degli enti convenzionati per fare il tirocinio, ho un sacco di impegni, sto cercando di trovare i libri di queste nuove materie che purtroppo non si trovano, quindi sto un po' così, quindi non riesco a girarvi video frequenti. Difatti, appena ho qualcosa da dirvi oppure ho un prodotto di cui parlarvi, giro il video nelle qualsiasi condizioni sto e così vi rendo partecipi sempre della mia vita. Oltre a questo c'è una nuova notizia, molto probabilmente a gennaio credo che ci trasferiamo, cambiamo casa. Non è niente di sicuro, diciamo ve lo accenno soltanto, però speriamo, cioè speriamo. Da una parte mi dispiace perché io amo questa casa, ma nel contempo, più passa il tempo, più sia io che il mio ragazzo sentiamo la necessità di avere almeno un piccolo spazio esterno. A noi dell'interno non ci è mai interessato più di tanto, anche perché a noi andrebbe bene anche un bilocale, cioè una camera da letto, un bagno e una cucina soggiorno. La cosa che a noi interessa è avere uno spazio esterno, perché qui avendo un balcone che affaccia direttamente sulle altre palazzine, capite bene che non vi è tutta quella possibilità di trascorrere anche del semplice tempo fuori. Quindi stiamo vedendo un attimino e speriamo di riuscire. E in più, oltre all'università, si è aggiunto anche quindi questa cosa che vorremmo fare noi. Quindi sono dei giorni un po' particolari dove siamo un attimino presi da un insieme di cose. In più, sto preparando un esame per dicembre, ma vi dico la verità, credo stavolta di non riuscire a darlo perché è l'ultimo esame che mi mancherebbe del primo anno, perché non so se mi seguite, ma il mio primo anno comprendeva 9 esami. Di questi 9 esami io 8 esami li ho dati, ma un esame non sono riuscita a prepararlo in tempo, anche perché le date di esame si sovrapponevano, quindi non mi era possibile. Quindi sto cercando di far rientrare anche nel momento, nei tempi liberi, nel tempo libero dopo le lezioni, anche di preparare questo esame che lo definisco un esamone perché sono un esame in due, cioè sono divisi in 2 parti, è complicato, vabbè, però ci sto provando. Quindi tutto questo era per aggiornarvi del mio inizio secondo anno.
Era per dirvi questa mega novità del forse, speriamo, trasferimento. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete iniziato l'università, la scuola, cosa ne pensate del fatto che molto probabilmente ci trasferiamo. E fatemi sapere se anche voi avete qualche esame indietro dell'anno precedente. E quindi niente, ragazzi, io concludo il video, vado a finire di studiare, speriamo bene. Vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!